grazie. Grazie a tutti voi per la presenza, grazie ad Alice, a Katia, a Domenico per darmi l'onore e il privilegio di essere qui con voi oggi. Io da giornalista sono entrato in contatto con il mondo di Michele quando lui ormai già non c'era più, ma se da un lato quello che è successo a Michele ha riempito le pagine dei giornali, quello che riempie le pagine di questo libro è quello che noi sappiamo essere Michele, quello che è stato e quello che continua ad essere per noi e per voi tutti che avete in massima parte avuto il privilegio di conoscerlo e di volergli bene. Se in questi anni io da giornalista ho dovuto raccontare alcune vicende molto dolorose e sofferte e ho cercato di dare voce tutte le volte che ne è stato possibile alla richiesta di giustizia da parte della famiglia, dall'altro lato, forse a differenza anche di alcuni altri colleghi, ho cercato però di dare visibilità e di valorizzare tutte le iniziative che sono state fatte per portare avanti il ricordo e i progetti di Michele, e non a caso questo libro ne fa parte, perché parte del ricavato poi va proprio all'Associazione Romantico Ribelle, che è stata fondata per portare avanti i progetti e il ricordo di Michele. Anzitutto, beh, Alice, visto che è la tua prima in libreria, anche se questo non è il tuo primo libro, perché adesso ne parleremo, insomma, tu ne avevi già scritto un altro, lascio che sia tu stessa a presentarti, visto che non sei una delle scrittrici qui di casa alla libreria Bassanese, e forse anche perché ogni mia presentazione comunque sarebbe riduttiva e un po' superficiale. Quindi dici chi sei e come sei entrata nel mondo di Michele anche tu. Allora Emanuele, io devo fare una premessa questa sera prima di qualsiasi altra cosa. Per me essere qui oggi è un'emozione che purtroppo non riesco a descrivervi. Riesco solo a dirvi che nel mentre che sto parlando il mio cuore lo sento battere qua, e quindi spero di riuscire a dire tutto ciò che ho scritto e ciò che ho sentito nello scrivere queste pagine che ho deciso con tanto piacere e tanto bene di dedicare a Michele. Allora io inizio, in realtà il mio avvicinamento alla scrittura parte qualche anno fa a seguito di una vicenda che mi ha diciamo un attimo coinvolto, se vogliamo, negativamente su un'esperienza imprenditoriale che ho fatto, e trovo nella scrittura banalmente questo riparo, questa voglia di parlare che solitamente e che in quel periodo soprattutto mi mancava, che è stato poi quello che è successo nel momento in cui ho iniziato a scrivere appunto di Michele. Per me la scrittura in realtà è questo, io credo di non riuscire a fare a meno di scrivere, perché per me non è proprio un dovere, ma è davvero un riparo. In ogni occasione, in ogni momento, so che nella vita se c'è la scrittura probabilmente io sola non lo sarò mai, e questa cosa mi dà una certa sicurezza, diciamo. Quindi un'esigenza, una necessità che ti è nata dentro e che tu hai coltivato poi. Esatto. Sì, io ho sempre sentito forte tanto la scrittura, e la cosa che voglio dire è proprio il fatto che Michele in questo processo di avvicinamento alla scrittura da parte mia è stato veramente il primo e la prima persona a credere nelle mie parole. Infatti io tuttora non mi spiego certe coincidenze di cui magari poi parleremo e vi racconterò, ma davvero non lo dico perché siamo in questa occasione, ma l'ho già detto tante volte e ci tengo a ribadirlo: Michele per me è davvero stata l'unica persona e la prima persona su tutte a credere nelle mie parole, quando forse nemmeno io ci credevo così tanto. Con il cuore tra le righe, il cuore che esplode dalle pagine, dalle righe, insomma, di questo libro. Come in questo momento. Quindi il cuore di Michele, il cuore di Alice. Perché hai scelto poi in particolare questa foto tra le tante che sono anche raccolte alla fine del libro? E perché questo titolo? Allora, la foto e il titolo, diciamo che ho voluto in qualche modo non lasciare nulla al caso, no? Il titolo, vabbè, in realtà parla un po' da solo, nel senso che nel vero senso delle parole del titolo, io dentro queste pagine ci ho messo davvero
davvero tutto il cuore. E per quanto riguarda la foto, è stata scelta questa foto, primo perché ovviamente a me piace molto, ma soprattutto perché la felpa che indossa Michele nella foto che è in copertina, Katia e Domenico me l'hanno regalata qualche mese fa e io la tengo forse come una tra le cose più care che ho. La foto l'hai scattata tu? O? No, la felpa insomma è quella che ho, no, la foto non l'ho fatta io. Parlavamo dei sogni e dei progetti di Michele che sono da portare avanti. Tu hai presentato questo libro a Sanremo e in qualche maniera lì veramente hai portato a compimento quello che era un sogno di Michele, arrivare a Sanremo, anche se lui avrebbe voluto farlo in prima persona e tante volte ci ha provato. Nel libro racconti anche l'amarezza che ha accompagnato certe esclusioni che ha dovuto subire per più anni ripetutamente. Poi lì sicuramente sarebbe arrivato, l'ha detto anche Maninni, ricordandolo sul palco proprio dell'Ariston nella serata conclusiva del festival quest'anno. Hai detto questa è stata sicuramente una grandissima emozione, ma è più emozionante quella presentazione o questa che tra l'altro abbiamo scoperto è la prima vera presentazione in pubblico del libro qui a Bassano, a pochi passi da casa di Michele, dai bar dove vi incontravate, dalle strade che avete percorso assieme? In tutta sincerità, per quanto può essere stato emozionante e unico presentare appunto il libro a Sanremo, essere qui questa sera a Bassano è una cosa che io non riesco a spiegare, cioè non riesco a spiegare quello che sento, l'emozione che ho dentro in questo momento. La cosa che forse mi sento di dire è che non credo che ne proverò una tale se mai farò altre presentazioni, questo sì. E tu fra l'altro in un'altra intervista hai detto proprio che Michele per te era casa, cioè una delle poche persone con cui ti sentivi libera veramente di parlare di qualsiasi cosa, di svelarti proprio nel tuo profondo. Ma la vostra era una sorta di affinità elettiva nata ancora prima di conoscervi fondamentalmente, perché tu ti ritrovavi in tutte le sue canzoni. Questo è un percorso che ben descrivi anche nel libro, raccontando tutte le emozioni che ti trasmettevano le canzoni di Michele. E il primo contatto via social con Michele alla fine arriva dopo la metà del libro, quindi è un lungo percorso di avvicinamento e di descrizione di questa affinità che tu ci racconti. Sì, io scrivo a Michele per la prima volta e poi c'è un'altra cosa che voglio dire prima di appunto raccontarvi la storia dei nostri primi messaggi. È che il primo messaggio che io scrivo a Michele lo scrivo il 6 febbraio del 2020 e il caso ha voluto, un'altra coincidenza ha voluto che quest'anno il festival in cui finalmente si parlasse di lui, anche attraverso questo libro tramite appunto Alessio che l'ha ricordato, sia iniziato proprio lo stesso giorno e quindi il 6 di febbraio. Ci sono tante coincidenze che io non mi spiego e che non voglio credere siano solo coincidenze. Ma a Sanremo si sono resi conto di aver fatto comunque un torto a Michele non avendolo mai invitato, e qual è il ricordo che ha di lui il mondo della musica? Ma secondo me Michele nella musica c'è tuttora e resterà, io voglio essere convinta di questo. Una cosa molto, molto bella che ho riscontrato soprattutto in queste ultime settimane, che sinceramente mi ha proprio riempito il cuore, se posso dirti, è che le persone pian piano stanno iniziando a leggere le pagine di questo libro anche, no? E io ho una persona con cui non ho un rapporto di amicizia o altro, ho visto pubblicata su un social la canzone di Michele Tutto per me da YouTube, e io banalmente sapevo non fosse una persona che conosceva Michele, perché sapevo che non conosceva Michele. Vedere pubblicata quella canzone sui suoi social, sapendo appunto la storia di sua, a me è veramente riempito il cuore, perché quello che volevo, in qualche modo in cui volevo dare una mano a lui o comunque alle persone a ricordarlo per quello che potevo fare, era proprio questo, che restasse lui, che restasse la sua musica. E so che magari sembra una banalità,
ma vedere una sua canzone pubblicata da una persona che prima non lo conosceva, per me è stata una cosa che non riesco a spiegarvi davvero. Comunque vi ho interrotto, mi sono riagganciato perché hai fatto questo ulteriore riferimento a Sanremo parlando di questa coincidenza, però appunto stavamo invece raccontando dei tuoi primi contatti e di come poi da questa consonanza che era semplicemente a livello quasi emozionale è diventata una conoscenza molto profonda. Sì, esatto, noi appunto rispondo a questa storia su Instagram di Michele, in cui diciamo venivano fuori un po' le fragilità del momento e il periodo in cui era, e sinceramente io non aspettavo una risposta da parte di Michele, un po' come quel messaggio che mandi a una persona che stimi o comunque a un idolo che segui, e ovviamente almeno per quanto mi riguarda io non avevo speranze in una risposta. E invece casualmente mi arriva un messaggio, mi arriva una risposta di Michele, e io veramente ci sono rimasta molto stupita, anche in positivo, perché già qualche messaggio dopo Michele mi ha raccontato cose che forse io non avrei mai raccontato a una persona che, cioè, mi ha dimostrato una fiducia che davvero non mi spiego. E questa cosa in qualche modo poi pian piano col tempo ci ha avvicinato, e nel momento in cui ci siamo visti ho avuto l'effettiva conferma che era e che è la persona che io avevo in mente fosse. Allora questo mi spinge a chiederti anzitutto cosa ha colpito te in Michele, appunto da spingerlo ad aprirsi così tanto fin dai primi messaggi che vi siete scambiati. E in cosa invece Michele ti aveva colpito rispetto, non so, ad altri cantautori, ad altri artisti che potevi seguire? Cosa aveva di speciale e di particolare rispetto agli altri concorrenti, ad esempio di talent che tu seguivi, come ci racconti nelle pagine del libro? Ma allora guarda, io quando rispondo a Michele rispondo mai mollare, e successivamente gli scrivo un altro messaggio in cui gli dico che forse le persone che in qualche modo ci portano a vivere delle difficoltà, o che ci giudicano, o che in qualche modo ci criticano, non vogliono altro e non aspettano altro che vederci mollare. E io gli dico questo: le persone forse non aspettano altro che vederti mollare, tu dimostragli che non è così. Quindi forse questa cosa, non lo so se in qualche modo ci siamo capiti su determinate cose, determinati pensieri che avevamo in comune. Anche a me spesso mi ci ritrovo molto, perché a volte ho pensato anch'io di mollare su altre cose, ovviamente non inerenti al discorso artistico, e spesso davvero l'unica, una delle poche cose che in qualche modo mi fa dire prova a far vedere che non è così è proprio il fatto che ci sono persone che non aspettano altro, e non è giusto lasciare a loro il potere di decidere per noi, forse. Capiti, vi siete capiti subito, poi per invece incontrarvi dal vivo avete dovuto aspettare un po', anche perché ci si è dimesso di mezzo il Covid. Esatto, sì, abbiamo aspettato qualche bel mese, perché io e Michele ci vediamo tra fine metà settembre, inizio ottobre la prima volta qui. E poi ci rivediamo i mesi successivi, insomma, al netto della parte del Natale in cui io stavo a Trento e lui stava qui. Però non abbiamo mai smesso di, in qualche modo, di supportarci, sia da una parte che... cioè, era una cosa bilaterale. Io continuavo e cercavo in qualche modo di dare forza a lui e di spronarlo sulle cose che aveva in mente, sui sogni che aveva, perché io e lui ci credevo davvero tanto. E lui faceva la stessa cosa con me, solo con la, non so dire. Eravate dei moltiplicatori reciproci di coraggio, di energia, questo sì, di bravo. Determinazione. Adesso capisci perché scrivo, perché a parlare non sono capace. Ma e quello che mi ha colpito anche nel libro, c'è una scansione molto precisa delle stagioni, più che insomma una linea temporale che comunque è molto ben definita, però tu ci accompagni proprio nel passato.
spesso riflettono anche il passaggio degli stati d'animo interiori. Tu dici che l'inverno è per persone ricche dentro, che non hanno bisogno di occhiali da sole per nascondere la verità. Poi c'è l'estate con la leggerezza che porta e la voglia di mare che troviamo in tante pagine, e poi le stagioni intermedie che dici ti piacciono. Quanto tempo ci è voluto per scrivere questo libro? E domanda inevitabile, insomma, ci sono state delle pagine più difficili da scrivere rispetto ad altre? Allora, io inizio a scrivere a più o meno verso settembre del 2021, quindi fine estate, l'estate in cui Michele se n'è andato. Ci ho messo un po', in realtà, ti dico la verità, a scrivere queste pagine, perché ovviamente non è stato facile, ma avevo tanta voglia di farlo e tanta voglia di, in qualche modo, di far uscire le cose che sentivo. Ti dico la verità, mi è venuto più facile farlo attraverso le pagine che con le persone, ma perché è una questione di carattere mio, mi sento molto più, neanche libera, sai, però proprio immune da qualsiasi tipo di giudizio, di pensiero, di opinione di persone che magari... Io sono un po' permalosa, quindi non è una parola, sto scherzando. In realtà la scrittura mi fa essere me stessa davvero al 100%. Beh, tra l'altro tu lo dici comunque, che la gelosia nei confronti di quello che scrivi era un'altra delle caratteristiche che ti accomunavano a Michele, entrambi appunto un po' gelosi che poi quello che mettevate nero su bianco diventasse patrimonio degli altri. Forse nel tuo caso molto più che per Michele, che poi ovviamente come artista aveva anche questo come obiettivo. Certo, no, in qualche modo io le cose che scrivo magari passano un po' come un messaggio egoistico, ma principalmente le scrivo per me. Poi sono molto contenta e non c'è cosa che mi riempie di più il cuore che ovviamente vedere che arrivino alle persone che le leggono. Questo sicuramente è un'emozione che non posso descrivere, perché è qualcosa veramente di troppo bello. Sul discorso gelosia ti dico sì, nel senso che c'è sempre quella fase in cui dici lo condivido o non lo condivido, ma non perché far leggere ciò che scrive le altre persone sia una cosa che in qualche modo non... cioè non per la paura di non piacere, non so bene come spiegarvi, è proprio un discorso di cose che senti e che in qualche modo senti tue, tanto soprattutto in queste pagine qui, e che poi devi essere in qualche modo disposto a condividere a condividere con gli altri, sì. Che riscontri ha avuto il libro fino adesso? Nel senso, qual è stato, ad esempio, il complimento più bello che hai ricevuto? E non so, ti chiedo anche se c'è stata qualche osservazione che qualcuno ti ha fatto. Allora, il complimento più bello, in realtà, è la cosa più bella che mi è stata detta. Mi è stata detta a Casa Sanremo da una persona che era con noi. E mi ha detto che in alcune frasi, in piccoli pezzi di frase, ha visto proprio un viaggio introspettivo e a volte una profondità che in parte rivedeva in Michele, ovviamente molto più lui rispetto a me, però questa è sicuramente stata la cosa più bella che mi è stata detta su queste pagine. Dall'idea che mi sono fatto, appunto, io purtroppo non ho avuto il privilegio di conoscere Michele di persona. Michele era una persona molto sincera con il suo pubblico, cioè che non dava di sé un'immagine diversa rispetto a quello che era, a differenza magari anche di altri artisti, di altri personaggi del mondo dello spettacolo, che appunto sono personaggi sul palco e poi sono persone diverse, hanno un apparire diverso dal loro essere, e danno una rappresentazione diversa, insomma, di quello che sono. Ma il Michele Merlo che hai conosciuto tu era quello che arrivava anche al resto del pubblico, oppure tu hai colto qualche sfumatura ulteriore, qualcosa che gli altri fan possono non aver capito anche di lui? Allora, sicuramente sì, ci sono cose che come ho già detto, nonostante la tanta voglia di raccontarle, perché avrebbero fatto vedere ancora di più quanto fosse vero e bello Michele, ho scelto di tenere per me, proprio perché hanno un peso
un peso che non mi sento di voglio tenerle segrete, ecco, un segreto nostro che resterà, o segreti nostri che resteranno chiacchierate, banalmente chiacchierate o frasi o discorsi fatti, che però resteranno nostri e che tengo molto, molto cari. Sicuramente quello che ho conosciuto io di Michele a livello personale era sicuramente una versione molto più profonda di quello che comunque si vedeva nelle canzoni. Michele era generoso a livello proprio emozionale nei confronti degli altri e sincero, vero, non lo so, profondo davvero. Io tanti discorsi che ho fatto raramente con alcune persone, ci sono cose che mi sono sentita, di cui abbiamo parlato con Michele, che non credo di aver condiviso con nessun altro. E riprendendomi un attimo al discorso che hai detto tu prima, no? Che in un'intervista ho detto che con Michele mi sentivo a casa, è proprio questo il fatto, perché io credo che il luogo della casa sia un po' il luogo in cui nessuno ha paura a far uscire la più vera versione di se stessi alla fine, no? Quello che si è al 300%. E io con lui era così. E adesso non vorrei dire, ma io non credo mi sia mai successo con un'altra persona. Ma come si può definire questo rapporto? Scusa se faccio il giornalista fino in fondo. Un'amicizia? Sì, sì, noi eravamo amici. Poiché Michele fosse bello è un dato di fatto. Non è che posso dire... No, veramente un amico d'oro. Raro. Tu hai parlato appunto della sua profondità, però ci sono anche dei passaggi del libro in cui dice che ti trasmetteva grande leggerezza in certi momenti, nel senso che sì, riusciva anche evidentemente a trasmetterti quel senso di gioia per la vita che magari in altri momenti era più difficile trovare, perché appunto dal libro si capisce che hai attraversato anche dei momenti insomma particolarmente bui in questo percorso. Sì, in realtà ci siamo confrontati su tanti momenti diversi, eravamo su questo forse un po' simili, nel senso che a momenti la vita va a periodi, no? Questo si sa, ci sono momenti in cui però, o momenti un po' più bui in cui se non hai una persona o non hai delle persone vicine è molto più difficile ricominciare pian piano a vedere la luce. Io ho sempre detto a Michele, ho sempre voluto fare arrivare a lui questa cosa, che nel momento in cui io avessi potuto in qualche modo fare qualcosa per lui, anche banalmente parlare o qualsiasi cosa per in qualche modo aiutarlo, io ci sarei stata, e lui è ascoltato insomma le cose che gli ho detto, e lui mi ha detto lo stesso. Mi ricordo una cosa che forse non ho mai detto, quando io poi faccio avere il mio libro a Michele il primo, proprio perché appunto lui mi dice che aveva questa volontà di leggerlo, e da lì poi mi dice credici perché quello che hai scritto è qualcosa di bello, io gli spedisco il libro a casa, e qualche settimana dopo mi arriva a casa a me il suo di libro autografato. E dentro quel libro c'era scritto tu stella contro l'universo, che è una frase di una canzone di Michele. A me quella frase davvero mi sembrava come se a volte avesse capito tutto quello che gli dicevo, le paure, le emozioni che avevo, le sensazioni che avevo, erano tutte racchiuse dentro quella frase là, perché in qualche modo poi nei momenti bui diciamo che a volte è più facile, no, sentirsi magari un po' da soli, però a me quella frase là in qualche modo mi ha fatto sentire meno sola di quello che ero. Di cosa parlava il primo libro? È venuta questa curiosità. Allora, il primo libro è molto diverso, c'è una cosa che hanno in comune questi due libri, e sicuramente credo che sarà una cosa in comune se mai scriverò qualcos'altro, perché io purtroppo non riesco a scrivere di cose che in qualche modo non vivo, non so come dire, cioè un romanzo fantasy non lo vedo insomma nelle mie capacità, e quindi sicuramente c'è una grande parte di me in entrambi i libri.
forse un po' diversa, nel senso che nel primo libro forse esce un po' più la parte demoralizzata, se vuoi, perché racconta di un'esperienza imprenditoriale che ho fatto in prima persona e che non è andata nel migliore dei modi. Quindi esce un po' la rabbia, esce un po' questa delusione anche lavorativa, se vuoi, mentre qua esce tanto la parte più emozionale di sentimenti, emozioni che ho provato, bene, amore, tutte queste cose qua che nell'altro forse mancano, sì. Scrittori tutte e due, allora tu e Michele, chitarristi tutte e due, perché anche sì, tu con un livello diverso. Lo sveli nel libro, nel senso che anche tu strimpelli, vabbè, ci provo, ecco, ci provo. Così dici, insomma, la chitarra regalata da tuo papà, e però dici che chiunque di noi ha qualche pezzetto di se stesso incastrato fra le corde di una chitarra. Sì, in realtà questa cosa, ho preso la chitarra perché mi piaceva molto l'immagine che poteva dare, no? Questa frase. Ma io credo che chiunque o comunque la maggior parte delle persone si possa in qualche modo ritrovare dentro la frase di una canzone qualsiasi. Cioè io faccio fatica a credere che le persone non si siano mai ritrovate dentro una frase di una canzone. E quindi per me la musica, io vabbè, con la musica ci vivo nelle orecchie, è una cosa incredibile. Appena mi alzo le cuffie e vado a dormire le cuffie, è una cosa che purtroppo non so spiegare, mi strimpello la chitarra, ma non so fare molto altro su quel lato lì. Però davvero questo, il pezzettino di sé tra le corde è proprio questo. Io credo che a volte ci sono canzoni che ti capiscono più di quanto ti capisca chiunque altro, e tra queste sicuramente per me ci sono canzoni di Michele. Ed è c'è qualcosa di te, di chiunque, di qualsiasi persona, anche in un bicchiere, da quello che tu scrivi, perché usi delle metafore che poi ricorrono anche nel libro e che sono particolarmente penetranti, insomma, secondo me, quando dici che l'inglese dava ai testi di Michele quel tocco di dolce romantico, ma non troppo, come il limone dopo la tequila, e la tua felicità la paragoni alla caipirinha sporcata da quella goccia di amaro che giace sul fondo del bicchiere. È così, io credo non esista forse una felicità estrema, no? C'è sempre qualcosa che in qualche modo, non che la rovina, ma che in qualche modo rilascia quella goccia di amaro. E quindi in realtà io non bevo molto, quindi i cocktail mi viene in mente, forse è l'ex esperienza da barista che mi porta un po' a creare queste metafore sui cocktail o sugli alcolici. Però in realtà è vero, c'è la caipirinha come la caipiroska, sono un miscuglio di bevande. Nella caipiroska banalmente c'è il dolce delle fragole che in qualche modo viene sporcato dall'amaro della vodka, cioè è inevitabile, e quindi è così. E quando venivi qui a Bassano con Michele, cosa prendevi invece al bar? Cosa mi concedavate? Mi spostavo dagli spritz al prosecco o al caffè, quando proprio erano, non lo so, un'ora tarda, per cui dopo dovevo guidare, perché Bernardini a per il mezzo ti ha mai portato? No, Bernardini non siamo mai stati. Mi sono anche impegnato a vedere quali erano le parole che ricorrevano più spesso nel libro, anzi non è stato un esercizio molto difficile, perché in realtà, insomma, sono le parole che ritrovi quasi in ogni pagina, due sicuramente: emozione e sogno. Quello, il sogno che diventa un tutt'uno con la realtà quando lo tiri fuori dal cassetto e cerchi soprattutto anche di condividerlo con gli altri per realizzarlo. E poi c'è questa parola ancora, ancora di salvezza, che tu usi spesso, declinandola in diverse situazioni e riferendola a diverse cose, una volta al sogno stesso, la musica, la canzone. Qual è la tua ancora di salvezza in questo momento? Che domanda, Emanuele. Sicuramente in questo momento, a me da qualche anno a questa parte, sicuramente le pagine mi hanno dato la scrittura mi ha dato sicuramente una grande forza, una grande voglia in qualche modo di passare dei momenti insieme senza mai
diciamo, allora è un po' strano, no? Ma nel momento in cui a me succede che è come se sentissi una voglia di scrivere nei posti più strani, no? Perché a me non, spesso non posso dirmi stasera vado a casa e scrivo, perché ho voglia di stare in quel momento là e di isolarmi, diciamo, dal resto. A me succede nei momenti in cui sono in giro, nei momenti più vari e nei momenti che magari non penso di... E a volte ho anche pensato che in realtà fosse la scrittura a cercare me, non io a cercare lei, spesso. E t'ha trovato. Sì, spesso sì. Un'altra cosa, scrivi che Michele parlava di se stesso come di un ragazzo di campagna, orgoglioso di esserlo, perché quelle origini lo aiutavano a restare sempre con i piedi per terra anche nel mondo dello spettacolo. Ed è per questo che poi, insomma, dopo essere uscito da Amici, è tornato in quello che definisci il suo paesino. Beh, penso che ti riferissi a Rosano, non a Bassano, dove appunto la sua quotidianità era la sua ancora di salvezza, tanto per riallacciarci al discorso che stavamo appena facendo. Ecco, abbiamo qui anche Katia e Domenico in prima fila, della sua terra e del rapporto con la sua famiglia, cosa ti diceva? Ma allora io abbiamo parlato delle nostre famiglie, in realtà non ho dubbi sulle cose da dire sui genitori di Michele, non so bene come parlare dei miei, quindi non riesco a dirti, ti dico che sicuramente c'è, Michele mi raccontava molto di questa famiglia, perché non vorrei dire cose. Allora, diciamo che spesso ho rapporto con uno dei miei genitori che non è proprio il migliore, no? Insomma, quindi abbiamo parlato tanto anche di questo con lui e spesso mi diceva che in qualche modo non riusciva a spiegarsi come potesse essere possibile, perché ovviamente lo definiva come un amore supremo, no? Come una cosa che in qualche modo non mancherà mai, qualsiasi siano le situazioni o le vicende che accadono. E di Domenico mi aveva detto che era un po' un testone come lui, mentre di Katia mi diceva che il appunto, vabbè, ormai mi devo paragonare questa cosa, ovviamente le due persone, sia appunto Katia dall'altra parte, la mia di mamma, non si spiegava come in qualche modo si giustificasse questo, se vuoi, mancato amore da parte mia e questo amore invece incondizionato che aveva Katia nei suoi confronti. Alice, è banale ma inevitabile chiederti come ultima domanda cosa diresti a Michele se ce l'avessi davanti. Tante cose gliele confessi, gliele sussurri quasi, direi, nel libro. Alcune sono senz'altro delle consapevolezze che hai raggiunto con il tempo, nel senso anche attraverso questo percorso di dolore, di sofferenza che c'è stato, ma in un rapporto molto sincero, schietto, aperto, qual era il vostro? C'è qualcosa che in quel momento, e non ripensandoci adesso a posteriori, gli avresti voluto dire e non hai mai avuto il coraggio di dirgli? Sì, nel senso, inizialmente quando dimostrava tutta questa voglia di... e questa cosa che credeva nelle cose... devo riprendermi un po' a questo, però è proprio nato, incentrato tutto soprattutto lì. Nel momento in cui lui la prima volta mi dice le cose che hai scritto sono davvero sentite, vere, a me arrivano tanto, io a volte non ci ho creduto, ma più forse per un'insicurezza mia, non perché dubitassi di Michele. Però ovviamente non gliel'ho detto. E poi l'ho ascoltato perché sapevo che sicuramente avrebbe avuto ragione lui rispetto ai pensieri che avevo io, e infatti aveva ragione lui. Beh, io adesso farei un applauso anche a Alice, ringraziandola.